questa sera noi siamo nel periodo di tempo liturgico dell'ottavario dei defunti e bisogna che gettiamo uno sguardo su quello che ci sarà in futuro per noi, perché non possiamo vivere come le persone che pensano che con la morte finisce tutto. Questo è un disastro, perché da quello che uno crede deriva poi il suo comportamento. Se uno non crede che Dio esiste, cioè al rovescio, crede che Dio non esiste, non c'è più un Padre nel cielo che provvede per te, non c'è più un Dio che ti ama e ti prepara un futuro, te lo devi fare da solo. Sei tu l'unico Dio di te stesso. E le persone che non credono in Dio pensano che con la morte finisce tutto. Morto il corpo, che è la realtà che vediamo e tocchiamo tutti i giorni, finisce tutto. Allora, in questa vita breve, bisogna godere il più possibile e soffrire il meno possibile. E se bisogna soffrire, che soffrano gli altri, ma non noi. Così pensano le persone che non credono in Dio. E ognuno, invece di attendersi da Dio un paradiso, una piena realizzazione, cerca di farsi un paradiso proprio, un paradiso non celeste, ma un paradiso terrestre. E ognuno, in base al suo credo, identifica questo paradiso in un qualche cosa di questo mondo. Per esempio, il giovane o l'adulto tossicodipendente identificano il paradiso con il piacere che sperimentano quando si drogano. Il tossico non è uno stupido, è uno che ha giocato la sua vita su un qualcosa, sul piacere che viene fuori dall'esperienza della droga. La droga si usa perché piace, perché produce piacere. Se al tossicodipendente uno offrisse da una parte una bustina di 25 grammi e quartino di eroina o di cocaina da tariffare e dall'altra parte mettesse una donna nuda disponibile a qualsiasi servizio, il tossico non ci ripente a due volte. Prima usa la droga, poi, se c'è ancora la donna, usa anche quella. Ma prima la droga, perché il piacere della sostanza stupefacente è più forte di quello dell'esperienza erotica. Allora, quello è il suo piacere. Altri hanno giocato poi vita su altre cose. Chi pensa, per esempio, che il paradiso è il benessere, si dà da fare per avere più soldi possibili e il prima possibile, per godersi la vita, per farsi qualche crociera, per abitare in una villa per conto proprio invece che in un condominio a tribolare con altre persone, senza più problemi di pagamenti, la macchina, l'ammiraglia, sempre la migliore, i vestiti sempre firmati, feste, gene, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, godi, mangia, bevi, datti alla gioia. Solo che per avere questo paradiso terrestre bisogna avere molti soldi. E i soldi, onestamente, come si fanno a fare? Uno che lavora riesce ad avere un paradiso terrestre, ma neanche quando si va in pensione. Con le pensioni da fame di chi stanno. E allora la persona deve arraffare prima possibile, più possibile. Ed ecco perché col denaro sono tutti corrotti. Tutti quelli che non credono in Dio, compreso quelli dentro la Chiesa. Altri pensano che il paradiso terrestre consiste nel essere grandi, i primi, il primo nella competizione sportiva, la medaglia d'oro, la squadra prima nel campionato, la coppa, la nazionale prima nel mondo, la coppa del mondo, le Olimpiadi, primi nel mondo dello spettacolo, primi nel mondo dell'arte, primi in campo economico, primi, i primi. Ad
non può esserci un politico che è contento di stare all'opposizione. E il saggio Andreotti diceva che il potere logora chi non ce l'ha, perché non ce l'ha, vorrebbe avercelo e non ce l'ha. Primo, interesse di ogni partito governare. Poi fanno tutti i disastri, sempre e comunque. Mandare a governare, essere i primi. Allora, chi ha identificato il paradiso terrestre con l'essere primo, si scanna e non guarda in faccia nessuno, calpesta qualsiasi persona pur di andare più in alto. E così tantissime altre cose. Queste persone però devono tutte scontrarsi con triste realtà. Il tossico si deve scontrare col fatto che il corpo forse la prima volta sperimenta una forte emozione di piacere con la prima dose di droga, già la seconda è molto di meno. Quando è 10 anni che è tossicodipendente, il tossico non sente più niente, sente soltanto una tremenda, infinita sofferenza quando va in astinenza. E non può non drogarsi. Quello che ha identificato la sua, il paradiso terrestre con la ricchezza e con il benessere, quando arriva una malattia, una piccola cisti 3 centimetri, maligna, tumore, carcinoma, infiltrante, finito. Anche se c'è miliardi, anche se accumulati in America, con i migliori professori del mondo, con le cure più avanzate, crepi lo stesso col tumore. E i soldi che ti fanno? Che ti salvano? E così il primo. Quanti primi ci sono stati nel corso della storia? Se uno è primo per 20 anni, 30 anni, poi diventa il secondo, il terzo, il quarto, poi scompare e altri vengono a posto tuo. E chi ti ricorda più? Quando non sei più il primo. Allora i paradisi terrestri hanno tutti un grande handicap, che finiscono con la morte. Per cui, per noi qui presenti stasera in questa chiesa, basta di pensare di realizzarsi in questo mondo. Noi non possiamo trovare la nostra realizzazione qua giù. Se lo facessimo saremmo anche noi condannati in partenza, perché abbiamo sbagliato l'impostazione della vita, abbiamo sbagliato il nostro credo. Magari con la bocca la domenica diciamo credo alla resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, ma coi fatti della vita facciamo tutt'altro, il perfetto contrario. Lavorare serve sì per vivere, non di più. Mangiare e bere serve per vivere. Chi mangia per il godere del mangiare e per il godere del bere, mangia 3, 4, 5, 10 volte di più di quello che gli serve, beve di più di quello che gli serve, poi sta male, gli fa male. Per fare 10 chilometri di Martinsicuro a San Benedetto o Ascoli Piceno, che macchina ci vuole? Basta che ci arrivi. Se ci vai con la 500, con la Punto o con la Ferrari, sei arrivato lo stesso. Che differenza ci sta? Quante cose, quante fesserie, quante pazzie sono compiute in questo mondo in nome di credi, di credo sbagliati. Dio, per non farci ingannare più dietro alle nostre fesserie, per non farci ingannare più dal diavolo che ci mette in testa queste cose e ci fa rovinare l'esistenza, ha mandato Gesù Cristo e gli ha fatto fare la vita più brutta che possa esistere a un essere umano, perché tutti vedessero cosa significa realizzarsi. Gesù Cristo è diventato il primo in questo mondo? Rispondete. Che cosa è diventato? L'ultimo. Doveva diventare il primo, ma il popolo di Israele, quando ha visto che lui non accettava diventare il re civile di Israele, non gli è importato più niente.
Giuda, quando ha visto che lui non poteva più diventare un pezzo grosso di fianco al nuovo re di Israele, non poteva più essere un ministro, avere le cortigiane, avere i soldi, lo stipendio, quando ha visto che Gesù ha tradito il suo credo, la speranza che aveva di realizzarsi attraverso Gesù Cristo, l'ha tradito, l'ha venduto per 30 denari. Gesù in questo mondo, come sua realizzazione personale, ha avuto la più brutta che ci poteva essere. Tradito dagli amici, dai discepoli, abbandonato da tutti, compreso quelli che aveva beneficato, compreso quella grande realtà che si chiamano i miracoli, in maniera soprannaturale. Rinnegato da tutta l'istituzione religiosa dell'Antico Testamento. Chi l'ha dichiarato condannato a morte è stato il Papa dell'Antico Testamento, la persona che doveva essere più vicina a Dio in quel momento della storia. Lui ha fatto la condanna non riconoscendolo come figlio di Dio, ma come bestemmiatore. Il potere civile l'ha condannato. Tu ammazzi, condanni a morte un uomo che non ha fatto niente. Perché lo ammazzi? Perché lo condanni a morte? Allora che la giustizia di questo mondo si mette a morte chi non ha fatto niente, anzi ha fatto del bene, e non punisce i colpevoli che ha servito del male invece che del bene. E così Ponzio Pilato se ne è lavato le mani, ha fatto crocifiggere Gesù Cristo, morto giovane, 33 anni, morto con una sentenza ingiusta. A noi ci uccide questa, se qualcuno ci dà un giudizio negativo ingiusto, tu hai fatto questo, tu sei così, per carità, è la nostra morte morale, non l'accettiamo mai. Condannato come bestemmiatore invece dei figli di Dio, morto di morte violenta, con la realtà che tutti non vogliamo avere, che si chiama la sofferenza. Morto giovane, 33 anni, quando uno muore a 70 anni, è ancora giovane, si dice oggi, perché si cambia 80, 85, 90, tanti cominciano ad essere centenari, la vita si è allungata, 70 anni, ancora giovane. Quello è morto a 33 anni, l'ultimo posto. Dio Padre gli ha dato la vita più brutta che fosse possibile avere in questo mondo, perché fosse chiaro a tutti che la nostra realizzazione più grande, più vera, più bella, degna di essere umani, non è qui. Che qui per tutti è un passaggio, per tutti è una prova. Abbiamo qualche anno di vita a disposizione in questo mondo per fare una cosa sola, ce lo dirà stasera il Vangelo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Quando uno impara a fare questo, basta, non c'è più senso la vita, meglio andarsene via, andarsene in cielo. Il paradiso che ognuno si crea in base al suo credo può essere messo a paragone col paradiso che Dio ha provveduto per Gesù Cristo? E qua è la chiave di tutto. Qui noi ci giochiamo la notte esistenza, la vita di questo mondo. Gesù Cristo è risorto dai morti, è uscito da quella tomba. Dio ha risuscitato Gesù dai morti. Questa è la cosa importante. Questa è la chiave di tutto. Dio ci è padre. Tu papà, non provvedete per i figli? Non vi date da fare perché abbiano un buon futuro? Non li fate studiare perché abbiano un titolo, una laurea? Non vi date da fare per mettere soldi da qualche parte rinunciando a voi perché il figlio stia bene? E tanti gli riescono a costruire una casa. Quello che si può fare è perché il figlio si realizzi. Gesù come poteva di suo avere una realizzazione migliore di quella che il padre aveva preparato per lui? Maria di Nazaret come poteva avere per se stessa una realizzazione migliore di quella che Dio aveva preparato per lei? Come faceva con le sue forze a diventare
la quarta potenza del cielo. Dopo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo viene lei, dopo la Trinità viene lei. Quando avrebbe raggiunto questo posto con le sue forze? Nessuno di noi può con le sue forze avere per se stesso una realizzazione migliore di quella che Dio ha pensato per me, per te, per te, per te, per te, per te. Chi non crede nell'amore di Dio se la fa da solo la sua realizzazione e si rovina da solo. Chi crede nell'amore di Dio permette a Dio di costruire il posto per noi stessi. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, tornerò e vi prenderò con me, dice il Signore. Per ciascuno di noi c'è un posto in cielo. Il posto in cielo significa un qualcosa di grande, di glorioso, di potente, che ci vuole proprio una levatura spirituale per poterci entrare. Non ci entreremo così facilmente. E il Signore piange perché tanti posti rimangono vuoti, perché le persone non trovano altezza di entrarci. Perché grande è quella posizione, quel posto che Dio ci ha preparato. Allora, noi in questi giorni si parla di morti, di morte, di cari defunti. Quante volte sentivo, dice questo è un mese tremendo per me, pensa, mi sono morti tre cari, zio, nonno, mio fratello, poi sono morti giovani, che cosa tremenda. Fa così chi crede che la morte è la fine di tutto. Da questa menzogna spudorata che ci è stata inculcata fin da piccoli nel cervello e che ci fa sbagliare sulla realtà della nostra vita, dobbiamo uscirne fuori e prima di subito. Non esiste la morte. Da quando noi ci siamo convertiti, da quando Dio ci ha fatto rinascere attraverso la conversione a vita nuova, la morte per noi non esiste più, chiuso, perché siamo vivi di dentro. Quella che ci sarà un giorno è uscire dal proprio corpo, che tra parentesi lo accettiamo nel nostro corpo. C'è qualcuno che si accetta fisicamente? Oh, come sono fatto bene, mi piaccio proprio. C'è qualcuno che si accetta qui? Le donne vogliono le gambe più lunghe, 30 centimetri di meno alla vita, gli uomini, nessuno si accetta. E qualora avessimo un corpo perfetto, il corpo si invecchia. Quanto sono patetici i film La grande bellezza, che parla della gioventù. L'hanno fatta tutti quelli che non ce l'hanno più la gioventù, registi attori. La grande bellezza non ci sta più, si è andata la gioventù. Quanto dura la gioventù? Quanto dura? Aiuta il corpo, quello interiore non passa così. Dentro si cresce sempre e non si invecchia mai. Il corpo nostro, caduto dopo il peccato originale, è un corpo che è destinato a morire. Non c'è alternativa a questo. Se ci fosse uno scienziato che riuscisse, non so, a far vivere persone tanto quanto vissuto Matusalemme, sapete che Matusalemme è la persona della Bibbia che ha vissuto più lungo di tutti. Sapete quanto ha vissuto? Oltre 900 anni, 980 se non vado sbagliato, una cosa del genere. Oh, 900 anni, non moriva mai. Non crepava mai, queste persone basta di modo sarebbe, non ne potevano più. È morto. Qualcuno di voi ha incontrato Matusalemme? Ci ha parlato? È morto pure lui. È finito. Non esiste una vita eterna fisica. E quando si invecchia, la chiami vita quella? E uno è più capace di fare quello che faceva quando era giovane?
Il corpo è un fallimento per natura, destinato a morire. Come possiamo noi presumere di salvarci attraverso il corpo? Se questo sappiamo già tutti quanti che va a morire. È come quello che fuma le sigarette e spera di non ammalarsi. Ma lo sai che le sigarette ti fa male? Lo sai. Poi quando ti ammali, perché quello con le sigarette ci ha campato 90 anni invece... Fa male, punto e basta, lo sai. Cerchi di illuderti, di scamparla. Non è possibile. Hai messo la testa sotto la sabbia come lo struzzo per non vedere il leone che arriva. Stava arrivando e ti sbrana. Basta di essere fessi, stupidi. Il corpo è destinato alla morte e a diventare polvere. Dio ha vinto la morte risuscitando Gesù Cristo. Questa è la salvezza. Il corpo di Gesù Cristo risorto è il corpo che doveva prima di essere messo in croce e di morire, o era diverso? Gesù Cristo, quando è risuscitato un altro dai morti, col corpo in decomposizione, 4 giorni dopo la morte, è risuscitato, l'altro che ha fatto dopo la sua risurrezione non è morto più o è morto lo stesso? Segnalato bene di vecchiaia, ma è morto. Gesù gli ha ridato il corpo in salute che aveva prima. Quando Gesù Cristo è risuscitato, ha vinto la morte, cioè non muore più. Che significa? Il corpo di Gesù, la ciccia di Gesù, non era più quella di prima, era trasformata. Un corpo capace, dotato di vita eterna. Quello è il corpo che mi interessa di avere. Corpo dotato di vita eterna, che non si muore più. Punto e basta. Questa è la cosa che noi avremo. Questo è quello che ha pensato Dio per noi. Questo è il nostro futuro. Allora, nel migliore dei casi, i cristiani cosa pensano? Uno muore, il corpo va al cimitero, l'anima, se era buona buona buona, in paradiso, se era mezza e mezza, purgatorio, se era cattiva, all'inferno. Sì o no? Finito lì. Questo è il messaggio del cristianesimo? No. Io vi invito a leggere a casa, questo compito a casa. Capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Tutto per intero, capitolo 15, dove San Paolo parla della resurrezione dei morti e spiega nel modo più chiaro possibile com'era questa realtà all'inizio del cristianesimo. Guardate, San Paolo ha delle visioni meravigliose che oggi non capisce nessuno. Quando Gesù Cristo, scusate, San Paolo dice che Gesù Cristo, quando è risorto, è diventato spirito datore di vita. Per cui il contatto con Gesù Cristo oggi è quando noi, attraverso lo Spirito, riceviamo vita. Basta. Poco fa c'era l'Eucaristia. Quanto è penoso sentire quelle persone che lì ho visto il volto di Gesù che sorrideva. Che ci vedi? Un film? Nell'Eucaristia vedi una sfoglia di farina cotta, basta. Non puoi vedere nient'altro. Non ti puoi fare i voli di fantasia. La fantasia non è la fede. La fantasia è una cosa che non esiste. Gesù Cristo lo sperimenti solo, anche se ti vai avanti l'Eucaristia, quando percepisci lo Spirito che ti dà la vita.
Quanto è bello l'incontro di preghiera, quando si comincia a sentire la presenza del Signore. Sì o no? Quando si sente presente del Signore, diventa grande quel momento. Non c'è stata una pompata di adrenalina che ci fa esaltare in virtù di questo ormone, come si fa in discoteche con la musica bumba, 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 con le luci intermittenti che hanno questo scopo di far aumentare all'ipofisi il rilascio di adrenalina con una sensazione di potenza. Questa è una artefazione. Quando stiamo in preghiera non si muove l'adrenalina, si percepisce la presenza del Signore e quel momento diventa grande. Normalmente quello è il momento delle liberazioni e delle guarigioni. Gesù Cristo risorto si sperimenta nello Spirito che dà vita, perché quello è diventato Gesù Cristo. E quanto è penoso quelli che vorrebbero vedere Gesù, la figura. Guardate, io Gesù non l'ho visto mai, vi dico, non mi interessa avere l'apparizione del Signore, né della Madonna né di nessun santo, perché so che per mostrarsi a me loro devono fare all'indietro il cammino che hanno fatto dalla terra al cielo, lo devono andare dal cielo alla terra e si devono, come si dice, rendere accessibili a me, alla mia persona, si devono fare vedere, sentire. Allora, quello che uno vede e sente, diceva San Giovanni della Croce, grande esperto di mistica, normalmente un angelo che il Signore usa per farsi vedere materialmente le persone. Per vedere Gesù Cristo come Lui è adesso, bisogna prima diventare come Lui, cioè bisogna risuscitare dai morti. Allora lo puoi vedere faccia a faccia, così com'è. Adesso la presenza del Signore, con tutto quello che essa contiene, questa è la cosa grande che è a nostra disposizione per la fede. Allora, che cosa avviene quando una persona muore? La morte è sempre un evento drammatico, bruttissimo, sofferto, e il diavolo gli si mette a renderlo ancora più drammatico, ancora più brutto, ancora più sofferto, e le persone lo stesso. Questo è così. Questa croce dovremmo attraversarla per forza di cose. Ma quando uno muore, questo ormai lo sapete tutti quanti e non si può prendere come una cosa, ma è così. Noi, non l'anima, noi usciamo dal corpo. Mi sono testimoniate le persone che, non so, nell'ospedale si è fermato il cuore, quindi la persona è morta. Quello che è morto sta invece galleggiando nello spirito dentro la stanza e vede tutti i dottori che stanno lì sul corpo suo a lavorare, ad affannarsi per cercare di portarlo in vita. Poi arriva una chiamata, si fa una specie di tunnel brutto e si va in un'altra dimensione. La prima esperienza che si vede, si fa quando si entra in quell'altra dimensione, è l'incontro con una luce bellissima e potentissima, molto più grande e più forte della luce del sole, con la differenza che quella guardandola non ti acceca. Tutti per intuito sanno che quella luce è Gesù Cristo. Non finiremo mai di capire quando Gesù a San Paolo si presenta sotto forma di luce. Io sono quel Gesù che tu perseguiti. E San Paolo non vede la sagoma di Gesù Cristo, vede solo la luce. Cristo Gesù è la luce, alleluia, si canta la notte della veglia pasquale. E dopo questa luce si vede la propria vita come un filmato in un attimo,
dove uno vede tutto in dettaglio e gioisce delle scelte che hanno cambiato in positivo per l'esistenza e soffre tremendamente a vedere quelle scelte che hanno fatto deviare e perdere, buttare via grazie su grazie, hanno rovinato gli altri, hanno fatto soffrire persone e noi stessi. I grandi peccati. E poi ecco, si incontrano Gesù, Madonna, i santi, i familiari cari che vengono a prenderci per... E poi a un certo punto si fermano perché, oltrepassando un certo limite, non si può più tornare indietro. E invece il Signore le rimanda indietro. Ci stanno una marea di testimonianze da tutte le parti del mondo, tanto di persone credenti quanto di persone non credenti, adulti, bambini, hanno fatto dei film, hanno scritto dei libri. Non c'è una persona volontariamente atea che possa negare queste cose. È così. Questo testimonia che quando muore il corpo, noi non moriamo. Noi non possiamo dire la morte è la fine di tutto. Non possiamo dire i nostri morti. Dobbiamo dire i nostri trapassati, che vivi hanno lasciato il loro corpo, vivi sono in cielo, in quest'altra dimensione. Non possiamo dire in un altro modo. Non possiamo fare gli dei falsi che fanno quelli che non credono. Ah, non c'è più, non c'è... come non c'è più? C'è! Mi ha lasciato! Dove ti ha lasciato? Ti stai più vicino di prima! Le persone che non credono dicono che non c'è più. C'è il taglio, il distacco tra le persone, questo è dolorosissimo, per carità. Ne sa qualche cosa la Madonna quando è doloroso questo distacco. Sulla terra il dolore della morte del figlio è il più tremendo che esista. Però la Madonna, da donna di fede, non è impazzita per il dolore della morte di un figlio, del suo unico figlio. Il marito già non c'era più, era vedova. È morto il suo unico figlio, guardate anche lei umanamente parlando, vedova, gli muore l'unico figlio giovane in maniera tremenda, il top, il massimo della sofferenza di questo mondo, il massimo della disgrazia di questo mondo. Eppure lei non ha perso la testa, non si è messa a bestemmiare Dio, non si è messa a dirgli perché mi hai tolto mio figlio, era così bravo, convertiva le anime, faceva i miracoli, guariva tutti. Perché? Non ha detto la Madonna. Sia fatta tua volontà. Lei teneva stretta, ecco la fede, esercitata durante la sofferenza del distacco. Mio figlio ha detto, il terzo giorno risusciterò. La Madonna è stata l'unica tra tutti quelli che hanno ascoltato questa parola di Gesù Cristo, chiamasi Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, eccetera, l'unica che quando Gesù è morto ha continuato a crederci. Gli altri, Gesù l'ha detto, ma è morto, finito. E lei si è messa a pregare perché questo terzo giorno venisse prima possibile. La sofferenza e il distacco dal suo figlio fosse minore. Abbiamo fatto durante uno di questi incontri il calcolo di quante ore Gesù Cristo è rimasto nell'altra parte. Dal punto di vista dei giorni erano 3, venerdì, sabato e domenica. Ma venerdì Gesù è morto a mezzogiorno e il sabato, o meglio, la domenica è risorto che già alle prime luci dell'alba la tomba era vuota, non c'era più. Se l'alba, mettiamo, fosse stata alle 6 di mattina o alle 5, Gesù quando era state le 2 e le 3 già era risorto. Le preghiere di Maria hanno accorciato il tempo della permanenza della morte di Gesù Cristo, il tempo del distacco tra Gesù e lei. Maria fa sempre pendere
l'ago della bilancia in favore umano, verso di noi. L'hai creduto, per cui nel dolore è rimasta composta, è rimasta in piedi. Quando nel dolore rimani credente, quando nel dolore rimani di fede, quando nel dolore continui a amare Dio e il prossimo, la fede, la speranza e la carità diventano di ferro. Di ferro, indistruttibili. È lì che avviene la sconfitta del diavolo, perché le sue armi più grandi, la sofferenza fisica e spirituale, la morte, hanno sparato a vuoto. Non sono riuscite a distruggere la fede, la speranza, la carità della persona in questione. È lì che la Madonna ha schiacciato la testa del serpente. È lì che noi dovremo schiacciare la testa dei nostri serpenti, che ci attentano e ci vogliono distruggere spiritualmente. Capite queste cose? Il futuro per ciascuno, nessuno può dire io 5 anni fa ho fatto un'esperienza di fede come se fosse il massimo e in futuro non potrà mai ripetersi un'esperienza bella di fede come l'ho fatto 5 anni o 10 anni fa. Non è vero, il meglio è tutto da venire. Il futuro è molto più grande, molto più bello, molto più positivo di quello che noi ci crediamo. Dio ha preparato per me, Marco Farina, per te, per ciascuno di noi, il paradiso. E vuole che ci entriamo. Lavora perché noi ci realizziamo in questo modo. Lavora perché io, te, ciascuno di noi viviamo eternamente. Eternamente. Questo è il nostro futuro. E viviamo in una maniera meravigliosa. Qui si vive con litigi, io vorrei dire, le vedove, alcune, dicono, quando parlano, dicono, vorrei sposare, perché, non sei ancora contenta della penitenza che hai fatto? Dice, hai patito tanto col marito? Basta, sei stata da sola, perché devi soffrire ancora? Anche nel caso di un'unione coniugale, ma chi ha un coniuge perfetto che non c'ha nessun difetto, è solo amore, è solo comprensione? Chi ce l'ha con un coniuge così? La vita coniugale è per definizione una vita dove si soffre dell'amore reciproco. Perché siamo peccatori, tutti. Solo la Madonna ha fatto figli di San Giuseppe. Non ha fatto soffrire mai per i suoi peccati. Ha fatto soffrire in un altro modo, perché è rimasto incinta e non è stato lui a mettere incinta. Sicuramente qualche capello bianco San Giuseppe si è venuto in quell'occasione, perché a furia di pensare come è successo, ma come cavolo è successo? Dove arriva tanto brava questa ragazza? Dice, invece col pancione di scarsinata, che faccio adesso io? Non poteva risolvere questi, ma ha fatto soffrire, non per colpa sua, perché il mistero della storia della salvezza era superiore alle capacità di comprensione di San Giuseppe. Ma qui sulla terra non esiste un rapporto perfetto, di comprensione perfetta, di solo in paradiso, dove ci si ama alla perfezione, lo stare insieme è gioia. Non c'è più il lato della sofferenza. Malattie, disgrazie, lacrime, finito tutto, lì non c'è più questa cosa. Nel regno di Dio c'è solo l'amore di Dio. Il diavolo non ci può penetrare in paradiso, non c'è più. I quattrini non ci stanno più in paradiso. Che liberazione! Così. Così funziona. Quanto è bella e quanto è grande la vita nel paradiso. Quello è il nostro futuro. Quella deve essere l'aspirazione di tutti.
Quello deve essere il posto dove andare. E nella vita di questo mondo ci prepariamo per questo incontro. Facciamo le cose fatte bene, per amore, dando testimonianza che non siamo attaccati. I soldi del mondo a chi vanno a finire? A chi si li ruba? Vediamo con la carità, qua ci pare che se una persona regala 1.000 euro, mamma mia che dono grande, poi si sente che quella banda al Ministero del Lavoro ha fatto una truffa per 300 milioni di euro. 300 milioni. Quante 1.000 euro ci vogliono per fare 300 milioni? Noi stiamo con le briciole. I soldi sono tutti quanti in mano ai delinquenti. E sarà così sempre. Perché loro vivono di questo. Cercano questo. È esistito mai un periodo di tempo della storia dove non ci sono stati i ricchi e i poveri? Gesù Cristo profetizza tranquillamente ai suoi discepoli quando Giuda gli dice si poteva vendere questo profumo per farci 300 denari da dare ai poveri. Dice, ma i poveri avete sempre con voi, sempre, per tutto il corso della storia. Sarà sempre, perché ci saranno sempre i poveri? Perché saranno sempre persone che per se stesse vogliono troppo e lasciano gli altri con troppo poco. Finché esiste il peccato della avarizia, finché ci saranno persone che credono che staranno bene qui sulla terra col paradiso terrestre del benessere, tanti soffriranno per quel credo sbagliato di quelle persone. Sarà così. In paradiso i soldi non ci sono più. Tranquilli, non esiste più questa differenza creata dei soldi, perché non ci sono più. Allora, perché ho detto queste cose brevemente? Perché dobbiamo essere liberi di questa cosa. Guardate. Anche se uno invecchia e vede che il suo tempo si è fatto breve in questo mondo, se lo sta perdendo la sua bellezza fisica perché le dava avanti, che ci importa più? Noi abbiamo da ricevere molto di più da Dio. Dio non ci fa andare mai in discesa verso lo spegnimento della nostra esistenza. Dio ci fa ascendere di gloria in gloria per livelli di vita sempre più grandi, sempre più belli e sempre più profondi. Capite perché allora coloro che noi chiamiamo i santi, che avevano intuito in preghiera, attraverso le loro esperienze date dal Signore a queste cose, potevano dire: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Ecco perché San Gabriele, che aveva la caratteristica di essere sempre allegro, e quando si è fatto frate, allegrissimo, sempre gioioso, si è beccato una malattia tremenda, è morto giovane, felice. E vivendo così la malattia, lui che in questa terra non ha fatto mai niente di speciale, ha raggiunto uno stadio spirituale per il quale, dopo morto, o meglio, salito al cielo attraverso quella strada, è diventato capace di beneficare una marea di persone che prima non poteva neanche lontanamente beneficare. E lui sta passando, cioè, il miracolo che ha fatto San Gabriele dopo morto, una marea, e ne continuano a venire di continuo. E uno dice, che ha fatto di speciale durante la vita per fare questo dopo morto? Ha fatto il santo. Ha vinto santamente la resistenza. E una volta giunto di là, ha cominciato a fare quelle cose che qui non poteva fare, perché ha raggiunto quel livello di santità, quello stadio di vita spirituale. Bene, allora oggi è così. Scusami signore se ho babbettato queste cose male, bisogna dire molte cose ancora più profonde di queste. Adesso preghiamo. Allora,
Dicendo queste cose, non sto dicendo che pregare per la guarigione fisica non vale a niente. Sto dicendo l'opposto. Diventiamo convinti di fare le cose di Dio e il suo cammino. Se una malattia fisica ci è messa dall'abitante del piano di sotto per bloccare il nostro cammino spirituale o le nostre opere per il Signore, ce la dobbiamo tenere quella malattia? Fuori da me. E se la malattia è causata in maniera soprannaturale, tanto che medici e medicine non hanno nessun potere su di essa, dobbiamo aspettarci ancora dei medici e medicine la guarigione o dobbiamo chiedere a Gesù stesso direttamente il suo intervento? Il miracolo. Il miracolo, per tante situazioni, è l'unica cosa che vuole il Signore che accada. Tutte le coppie che hanno avuto figli, quando Dio ha detto apertamente, siate fecondi, crescete e moltiplicatevi, riempite la terra, comando del Signore sin dal fondamento dei tempi. E non abbiamo visto qui tante coppie che non dicevano che manca il primo figlio. E non c'erano motivi né fisici né di nessun'altra categoria di questo mondo perché non potessero avere i figli non venivano. C'erano degli ostacoli spirituali che impedivano il concepimento dei bambini o li facevano morire subito dopo concepiti. Pregando, ha vinto il Signore. Sono nati più di 20 bambini con le preghiere. E altri verranno ancora. Perché? Perché lo vuole Dio. Perché Dio è il Dio della vita, è Padre, è Creatore, Lui vuole la vita. E nessuno può rimanere inerte, sconfitto dal male. Chi è venuto domenica e sentito il testimonianza di Cristo, 2 domeniche fa, di Cristian di Pescara, quanto è bello che lui che non aveva figli, li voleva tanto insieme con la moglie, quanto è bello quando ha detto che con tanti che hanno deciso di rassegnarsi, lui ha capito questo, che la rassegnazione è la nemica della speranza. La speranza cristiana non ti permette di rassegnarti, perché Dio può sempre, tutto in qualsiasi momento, e non c'è male che non può essere sconfitto da Lui. Per cui speriamo, sopra qualsiasi male, sopra qualsiasi realtà, che Dio può tutto. E adesso preghiamo che questo tutto si realizzi. Il Signore sa bene quale croce spirituale, fisica, familiare, economica sta addosso a ciascuno di nooi. Conosce alla perfezione queste cose. Però Lui vuole che noi chiediamo, esercitando la fede in Lui. Credo, Signore, che Tu sei più potente del mio male. Vigilando la speranza in Lui, io Signore spero di vivere pienamente e vegetando amore in Lui. Ti amo, Signore, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. E attraverso queste grandi realtà sconfiggiamo i nostri mali come Gesù l'ha sconfitti ed è risorto dei morti, è entrato Re Signore dell'universo. In piedi preghiamo.